Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Spero che la mia voce si senta bene perché qua siamo su Raceroom e Raceroom ha un audio, come sappiamo, mostruoso. E qua vi propongo, non è un'auto da pelo sullo stomaco qui, ma sono ciuffi sullo stomaco. Questa è la mitica 320 Turbo Gruppo 5, naturalmente categoria classica. E andiamo subito ad accenderla e siamo sul circuito Mid-Ohio Full, circuito tecnico che mi piace tantissimo, e vediamo che succede. Allora, questa qua, ragazzi, è un'auto che ha un ritardo nello scarico di potenza del suo turbo. Questa qua scatena l'inferno dopo un po', ha i giri abbastanza alti. Ha un'ottima guidabilità e aggredisce l'asfalto. Il motore ha una progressione mostruosa, come potete sentire. E ai 500 yard bisogna frenare per non andare dritti per prati. Qui in seconda. Quindi si scala, curva cieca a sinistra. Guardate qua, ragazzi, come apre. Devo contenere la potenza di questo motore straordinario. Non ho potuto ancora una volta installare le telecamere ai piedi, sulla pedaliera, no, ai piedi, e neanche quella esterna volante per problemi tecnici, ma vi prometto che i prossimi video riuscirò a fare un montaggio dove vi faccio vedere come devo lottare e parzializzare ogni volta con questo tipo di auto. Comunque è una goduria pazzesca quest'auto. L'audio qui sul Raceroom è mostruoso, il ritorno del force feedback è veramente bluffante, si sente veramente il comportamento dell'auto. Peccato che non possiate vedere come devo correggere, e anche a marce alte comunque quest'auto mi fa sudare. Va, va come apre, va. Facciamolo cantare, va. E via, staccatona. Qui ragazzi, per aprire dovete avere lo sterzo, no, dritto di più, che sennò parte, che è una meraviglia. Ecco, dovete padroneggiare la parzializzazione, se non volete ritrovarvi in senso contrario. Comunque i suoni ambientali sono davvero fatti bene. Senti, senti. Come al solito devo uscire e si vede il mio fantasma scappare via e dobbiamo provare, come al solito ragazzi, una garetta. Gruppo 5 Classic qui su Raceroom. Ci vediamo in gara. Tornati in pista, ragazzi, tre giri Mid-Ohio con questo mostro di pura potenza. Attenzione alla prima staccata. È qui che possiamo andare a guadagnare. Ma l'aia qua è tosta. Attenzione. Che non posso dare gas subito, che qua si gira. Andiamo a cercare più trazione possibile. Dai, in scia. E occhio qui in fondo, 500 yard, non in là, altrimenti si va fuori. Eccolo qua. Via di pompata stile ABS. Proviamo a guadagnare un'altra posizione, ma lui poi c'ha favore della traiettoria all'interno in questa curva cieca e poi ce l'avremo noi all'interno, ma dobbiamo essere lì davanti. Eccolo. Attenzione, questi escono molto forte. Ve l'ho detto.
Dai, vai fuori. Bandiera gialla. Qui si anticipa la curva. Guarda, guarda come battaglia la IA. Tutti dietro. Ah, l'inseguimento del Fabbri. Mamma mia, sono impiccatissimo. Roger Miller. Paolo, penso che sia così. Mamma mia. Eccolo, attenzione, lo staccatone qua. All'interno. L'attacco. Non va. Li abbiamo staccati un po' dietro, gli abbiamo dato un secondo e due. Attenzione, qui la staccata, vediamo. Sicuramente vi andrà a incrociare. Eccolo. E qui scateniamo i cavalli. Mamma mia, che controllo. Andrò a cambiarmi più tardi perché mi sono cagato addosso, ragazzi. Vai, staccatone. Vai, lasciala scorrere. Prova l'interno, facciamoci vedere. Mettiamogli un po' di pressione. Proviamo qua, no, non potrebbe passare. Qua escono molto forte. Dai, un po' di trazione qui. Manca un giro e mezzo. Anticipa Fabbri, anticipa. Mamma mia. Vai, ci siamo avvicinati, bisogna uscire forte qui. Mamma mia, giro veloce, staccata all'interno qui, dai, prova Fabbri. E non demorde, andrà fuori. Secondo posto, eccolo. Adesso Miller. Dobbiamo prendere Miller, ci resta un giro, meno di un giro, questo è anche il challenge, per andare a prenderlo, forza, qui, in fondo a rettifilo, l'occasione giusta dopo l'aspirazione, vediamo se viene a chiudere all'interno, staccatone, bandiera a scacchi, ultimo giro, mi sono fatto distrarre, mi ha ripassato, incrociato, io reincrocio di nuovo, attenzione, qui vicino. Attenzione, mi aspetto la bottarella che arriva tra poco. Invece no. Qui anticipo bene, così usciamo forte. Lo vedo sparire dallo specchietto. Dai, bella Fabbri, anticipa la frenata. Per uscire forte, qui frena forte Fabbri, si stringe sulla destra per chiudere la porta. Vai, stringi e la portiamo a casa stavolta, ragazzi, la portiamo a casa, difficilissima, quest'auto è bellissima, ragazzi, Race Room BMW 320, fantastica, gruppo 5, consigliatissima, difficilissima ma davvero divertente. Io prima di chiudere il video, ragazzi, vi propongo la mia configurazione per il force feedback come mi ha chiesto Marco, quindi 5-10 secondi per fare il giro. Io intanto vi saluto, vi ringrazio tantissimo ancora una volta per avermi seguito. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e perché no anche un commento, sarò felice di rispondervi. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, ciao da Fabrice.